all'approfondimento con i simboli della mappa astrologica dedicata appunto alla grande congiunzione di Giove e Saturno in acquario del 21 di dicembre. Io sto guardando la mappa proprio della congiunzione, non del solstizio. C'è un piccolo cambiamento, sono 8 ore di differenza. C'è qualcosa che si sposta ovviamente, ma di qualche grado, per esempio la Luna. Allora, io inizierai subito a dirvi le cose più importanti e che fanno di questo evento veramente una cosa unica. Allora, intanto abbiamo detto la congiunzione accade a 0 gradi, al grado preciso, e questo è già importantissimo perché è una potenzialità in atto. Ma no, il fatto è che poi ci sono anche altre elementi sulla mappa a 0 gradi a rafforzare questa potenzialità che può prendere qualunque forma, perché ricordo che lo zero è ancora l'assenza di è il caos sostanzialmente prima che poi arrivi un intento che deve iniziare. Infatti il caos poi è un po' la tematica di cui parlavo proprio nell'introduzione. L'introduzione, appunto, che è il quadro riassuntivo di questo evento che ho dato come sguardo d'insieme per poter avere proprio una guida sommaria. Sono infatti a 0 gradi anche il Sole, naturalmente, perché è il solstizio d'inverno. Sole in Capricorno, Giunone in Sagittario e poi la Terra. La Terra l'ho considerata perché è uno dei governatori del Sagittario e il Sagittario è diciamo così, il segno di cui Giove, protagonista di questa congiunzione, è governatore. Quindi vuol dire che in un certo qual modo è coinvolta. E vedete sulla mappa che ci sono un bel po' di movimenti perché a parte la grande croce mobile di cui ho già parlato nel Novilunio in Sagittario, che già parla, no, della mente in croce, cioè quindi di un grande conflitto interno al nostro modo di pensare che deriva prevalentemente da ciò che ci è stato insegnato e che ci trattiene nella matrix illusoria. Come ci mostra appunto Nettuno in pesci, però richiede una grande purificazione, quindi tutto questo sta richiedendo una grande purificazione da tutto ciò che sono, che cosa? I nostri schemi mentali con cui noi ci approcciamo alla realtà e che sono simboleggiati in questo contesto dagli anelli di Saturno che è arrivato in acquario e che dice: io mi porto dentro questi anelli, si è creata una zona dove c'è dell'acqua stagnante, che è tipicamente un simbolo collegato alla fatica di Ercole del segno dell'acquario. E poi, oltre a questa gran croce, vediamo che ci sono due yod che fanno di punto di questo evento veramente un evento epocale, al di là appunto di quello che già abbiamo detto, perché le Yod ci dicono che proprio c'è una grande tensione che prima o poi sfocerà in qualche cosa, perché è proprio una chiamata, c'è cioè il dito di Dio, si dice, una chiamata del destino, e puntano sostanzialmente uno sulla terra, e quindi vuol dire che è un cambiamento, è una chiamata per la terra, per quindi per dove noi siamo. E l'altro punta su un asteroide che si chiama Karma e quindi dice che è una chiamata del collettivo acquario, un processo karmico che riguarda tutto il collettivo e il nostro pianeta Terra. Quindi è bellissima questa cosa, no? Allora, come tutto, ovviamente, questo dispiegamento di energia avrà la sua possibilità, cioè si manifesterà per affinamenti successivi, perché ripeto, un ciclo che si inizia e che durerà, che dà luogo a una serie di elementi che produrranno i loro effetti per 20 anni, perché Saturno e Giove si congiungono ogni 20 anni, quindi qui si pongono dei semi, ok? Dei semi che, come ho detto nel video di anteprima, chiedono proprio di fare una rivoluzione
a livello la conoscenza delle leggi che governano la materia e il tempo. Questo me lo dice sostanzialmente il dialogo conflittuale che si crea, conflittuale perché c'è una quadratura tra Cronos, ok, che è simboleggia, no, il dio del tempo, Saturno in acquario, segno della conoscenza, e Urano in toro, Urano governatore dell'acquario, ok, in toro che è la materia. E questo poi, tra l'altro, presuppone un certo movimento, un certo caos, perché il caos è è lo stato che mi permette di arrivare a quello zero, ok? Prima della manifestazione. Il caos lo crea sostanzialmente Urano. Urano che si trova a 6 gradi congiunto alla Lilith, che c'era stato anche mostrato proprio per in relazione alla connessione che esiste tra l'eclissi del 14 di dicembre e questa giornata, quando ho mostrato appunto i tarocchi. Allora, questo simbolo ci sta dicendo, il simbolo sabbiano di Urano, che è il rivoluzionario, che è quello che deve proprio rompere le barriere, rompere i limiti mentali di questo Saturno, che tra l'altro è il precedente governatore dell'acquario, quindi deve portare in acquario. Saturno fa da ponte tra quel vecchio che può ancora essere portato verso il futuro che avanza. Il futuro che avanza viene preparato da questo Urano, che ha un simbolo sabbiano spettacolare perché parla della donna di Samaria alla fonte ancestrale. E simbolicamente ci parla comunque sempre di questa prevalenza del femminile, di cui ormai vi ho già fatto menzione in altri video, ma ci parla proprio simbolicamente, che questa nuova sorgente, questa acqua, che poi appunto guardate un po' che la bellezza è proprio la simbologia del segno dell'acquario, è il portatore d'acqua dove ci sono due rivoli, l'acqua della vita e l'acqua dell'amore. Questa sorgente può essere ricevuta solamente da chi è uscito un po' dalla tradizione e dai paletti della tribù. Perché chiaramente in questo racconto che ci fa Giovanni al capitolo 4, anno 2020, un anno 4, viene proprio detto che questa donna appartiene, intanto era donna, le donne valevano nulla all'epoca, era della tribù di Samaria, dove appunto valevano anche ancora meno, quindi figurati, siamo in numeri negativi, e in più aveva una vita non proprio così, come dire, integerrima, perché è bello perché a un certo punto Gesù gli dice: vallo a dire a tuo marito. E lei risponde: non ho marito. E lui, che l'ha sgamata, fa: sì, hai detto bene, perché infatti lei aveva avuto 5 mariti, ok? E adesso stava con uno che non era suo marito, quindi insomma proprio fuori dagli schemi, fuori da quelli che sono i paletti dogmatici e moralisti. E cosa fa Gesù? Dice a lei quello che non aveva ancora detto agli apostoli. Cioè, io sono quello che aspettate, io sono il Messia. Quindi si è dichiarato, quindi ha manifestato se stesso come io sono portatore dell'energia cristica, che sappiamo, ci è stato detto, di questi numeri dei 9 luni, pleniluni, che c'è nei 9 luni c'è il 23, no? Dove 2 o 3 si riuniscono al mio nome. Ecco allora che è la simbologia, e tu puoi rinnovare, rivoluzionare il tuo modo di pensare, quindi poi di manifestare sulla materia, se sei disposto ad essere come la donna di Samaria, quindi uscire da quello che il sistema cercherà inevitabilmente di riproporre, perché la forza d'inerzia di un sistema che è stato pensato, che si è installato dentro le nostre forme, proprio nei nostri neuroni, ha manifestato, che è durato 200 anni, perché il precedente ciclo di questa congiunzione è stata nei pianeti
scusate, nei segni di terra, quindi il materialismo, tu non puoi pensare che improvvisamente tutti accedano a questa dimensione trascendente che è la salvezza, cioè perché la sorgente è l'acqua che giunge. È lo spirito, no? Quindi che vivifica l'anima e quindi l'anima prende la guida della propria vita. E questo appunto è un primo passo. Infatti, cosa fa Urano e Lilith? Che quindi creeranno una bello scossone perché avremo le nostre resistenze inevitabili, perché uscire dal clan è difficile, poi lo vedremo anche noi numeri che cosa comporta, no? È difficile perché significa lasciare le nostre certezze, le nostre sicurezze, toro, e anche magari i nostri affetti, perché è in quincunx con Venere, che è il governatore del toro, perché abbiamo degli ideali di relazioni, degli ideali di come deve essere, ma non è giusto, è sbagliato fare così, io non posso lasciare questa persona perché mi è stato insegnato così, Sagittario, insegnamenti, ma quello che abbiamo davanti a noi è che Gesù, il maestro, si è dichiarato davanti a una persona, una donna che valeva, che secondo i nostri canoni dell'epoca non valeva nulla. Ecco, valore. Venere, invece il valore è quello che è dentro di noi e questo ce lo dice proprio, ce lo dicono le Yod. Abbiamo anche Marte, che tra l'altro è proprio come, ha proprio inquadratura perfetta con Plutone a 23 gradi, quindi crea una sorta di grande energia di opposizione a tutto ciò che viene imposto e quindi dà questa carica maschile che ancora combatte, combattiva, mentre abbiamo visto che il maschile deve agire dopo che il femminile ha accolto la realtà così com'è. Ricordate la carta del mondo uscita con i tarocchi e a ispirarsi, farsi ispirare su come rispondere passo passo, perché la dimensione dell'anima, l'identificazione con l'anima esce da quelle che sono le interpretazioni dei cinque sensi, quindi ha accesso a queste facoltà di cui ci parla mentali, di cui ci parla questa nuova ciclo, questa nuova era, che possono entrare e quindi la sorgente ci può vivificare solo se noi non stiamo nei nostri recinti, non siamo aggrappati alle nostre certezze, anche mentali, e quindi magari anche del sistema che magari pensiamo possa cambiare combattendolo. No, il cambiamento accade nel momento in cui noi per primi l'acquario, pioniere, non può avere il consenso subito, deve accendere la propria luce, quindi deve per primo connettersi alla sorgente e poi, grazie al suo contributo disinteressato, a questa apertura di cuore di cui ci beneficia il grande Giove, è possibile creare, mettere i semi per qualcosa che durerà oltre la nostra, diciamo, esistenza, perché il simbolo saviano di questi 0 gradi dell'acquario sono proprio quello di concretizzare un ideale e che possa perdurare anche oltre la nostra permanenza su questo piano terreno. E questo lo puoi fare solo se tu ti disidentifichi sempre di più dalla persona che sei e cominci a sentire di essere oltre il tempo, la rivoluzione della conoscenza di tempo e materia. Ok? E la concretizzazione si dice di un ideale che poi ritroveremo anche nei numeri. Allora vediamo la bellezza di questi aspetti, di queste yod, che ci dicono questo, cioè sta sempre a te e sarà come dire, un continuo allineamento, un processo di continuo allineamento perché è necessario che un po' alla volta tutti arrivino, o il più possibile persone arrivino a connettersi a questa rivoluzione del pensare, no? E questo presuppone di diventare liberi pensatori, pensare con la propria testa,
e non aspettare che ci venga detto all'esterno che cosa fare. Perché? Perché sostanzialmente in questo novilunio, in questo, scusate, novilunio, in questa congiunzione, il grado zero del Capricorno in cui si viene a trovare il Sole, e che è importante in questo momento perché Saturno è il governatore del Capricorno, quindi quello che sta attivando Saturno, ok, va a impattare il segno di cui lui è governatore e quindi c'è un grande potenziale anche là. Il potenziale può essere o quello di diventare leader di noi stessi, autonomi, oppure proprio perché sono ancora nel mio infantilismo, che mi sento ancora ferito, e dopo lo vediamo con l'altra iod, e mi sento ancora non autorizzato perché ho ancora quest'idea di Dio, di un Dio esterno, di un Dio che mi ha cacciato dal paradiso, di un Dio che mi ha detto che io devo guadagnarmi da vivere col sudore della fronte, che è la grande, grande forma mentis con cui noi ci siamo stati istruiti in questo mondo, ok? Allora aspetto sempre che dal di fuori mi venga detto cosa fare, e questa è la dualità, l'ambivalenza di questa congiunzione, perché il sole dipende da come apro la mente, poi manifesto e splende il mio senso di me stesso, sole, e quello che penso anche di me stesso, Mercurio congiunto al sole, e cioè o riesco a diventare leader di me stesso e a creare attraverso l'amore la strada per il futuro. Questi sono i simboli sabbiani letti in una chiave di sole e Mercurio, oppure lascio lo spazio, quindi il potenziale, a qualcun altro che prenda il potere e dica, continua a dire che cosa fare, quindi al di là di quello che è l'intento di liberi pensatori, procrastinando quindi quel vecchio che si basa su modo di vedere la vita dove siamo in competizione perché le risorse sono limitate, secondo questa credenza, perché io mi sento indegno che sono stato cacciato dal paradiso e che quindi tu devi fare questo perché io sennò ti punisco, che è un po' quello che stiamo vedendo, proprio perché ce ne possiamo rendere conto. Allora, la prima iod, che poi è un boomerang, coinvolge la Terra, perché appunto, come dicevo, la Terra va considerata essendo governatore esoterico del Sagittario, Sagittario che è segno governato da Giove, che fa parte della congiunzione, e parla in Cancro, bellissimo, c'è una chiamata dall'alto, la iod, che dice di proprio di sciogliere questa tensione, che ci impedisce di rendere la terra la madre, segno del Cancro, e di fare un cambio bandiera, simbolo sabbiano della terra. Tra l'altro, proprio quando c'è stato il solstizio d'estate, quindi quando il sole era a 0 gradi in Cancro, Saturno era a 0 gradi in Acquario, quindi c'è questa staffetta che si sta creando, no? Quindi solamente, cioè è una chiamata a rendere la terra la madre del collettivo, dell'umanità, Acquario, no? Quindi pensare la terra come madre del collettivo, dell'umanità, che ha spazio zero, ha spazio per tutti, ha risorse per tutti, solo se cambiamo questi limiti mentali che ci hanno detto che le risorse sono limitate, perché dietro ci sono degli interessi, come tutti noi sappiamo, e che ci chiede l'impegno, Giunone, a cambiare il nostro rapporto con il divino, con la verità, perché è in Sagittario, a cambiare questo rapporto con la divina Sagittario. Se vedete che sto guardando in giro, che sto cercando il simbolo sabbiano, perché altrimenti c'è questa, come dire, forza che tenderebbe a tirare indietro e a riportare verso il vecchio modo di impostare la vita. Questo non vi leggo il simbolo sabbiano, se no ve li leggo tutti diventa cosa, però qui parla di veterani in pensione, quindi cioè i veterani in pensione sono le nostre vecchie credenze che cercano di tirare indietro perché comunque in un certo qual modo vorrei essere sicuro dentro il sistema, perché comunque non ho
Non ho tanto, tanto fiducia, ma invece Giove, Giove è proprio la star di questo passaggio, perché Giove è il governatore, come dicevo nell'introduzione, esoterico dell'acquario, dell'acquario, e quindi di quella componente di quando noi ci identifichiamo con l'anima, quindi è la connessione, la fusione fra mente e cuore, il cuore che deve diventare quell'elemento che mette la saggezza nell'amore e che ci permette quindi di non seguire più le forme pensiero collettive, il pensiero dominante, ma di avere fiducia, fiducia di un pensiero che è a favore del collettivo, che unisce il collettivo. E dicevo, poi tra l'altro il sole è in quadratura con la luna in pesci, quindi una luna dove i bisogni emotivi sono all'apice, e dice praticamente che fa la mette in croce sostanzialmente questa luna, perché vorrebbe la realizzazione dei suoi bisogni, l'abbondanza, e sente che fa fatica che tutto questo possa accadere, cioè c'è la consapevolezza che questi bisogni non possono essere realizzati, perché se io rimango nella mia dimensione vittimistica, pesci, e penso che da fuori mi possa essere soddisfatto, questo non può accadere, perché mi devo prendere la responsabilità di me stesso. E la seconda yod, che è veramente meravigliosa, perché ci parla proprio che tutto questo è voluto, è un processo karmico dell'umanità, perché punta sull'asteroide karma che si trova a 2 gradi della Vergine. E è un processo karmico che vuole che l'umanità cominci ad esplorare oltre la forma vergine, non fermarti alla superficie, alla forma, ma vai oltre. Ed è un processo che richiede la guarigione, è proprio finalizzato alla guarigione di quella ferita, perché c'è Chirone in questa Yod, la guarigione della ferita che deriva dal fatto che io mi sento indegno di esistere perché sono stato cacciato dal paradiso terrestre. E invece la guarigione della ferita dice perché ti senti solo materia, materia oscura, invece tu sei una nuova dimensione, sei la tua anima, che è il simbolo sabbiano del Chirone, 4 gradi in Ariete, dove si trovava Sole e Luna all'inizio dell'anno astrologico, il Novilunio in Ariete. Quindi è la guarigione di quello che è l'intento di tutto il processo innescato con l'anno 2020. È una chiamata alla guarigione che accade nel momento in cui io apro la mia mente, perché dall'altra parte punta il quincunx su Giove e Saturno, e quindi mi apro a nuove potenzialità che mi richiedono di essere un po' pioniere, di essere un po' meno bambino infantile che aspetta di aggregarsi al pensiero dominante. E il simbolo sabiano di questo karma, che tra l'altro è congiunto a Regolo, la stella fissa collegata a Raffaele, l'arcangelo della guarigione, e parla di 2 angeli custodi. Quindi è un processo karmico voluto per rendere la terra la madre di tutta l'umanità e per una guarigione da questa ferita primordiale di sentirsi solo materia. E ci sono gli angeli che ci sostengono in questo. Ecco perché è fondamentale la presenza e il collegamento con gli angeli. L'ho spiegato nel video che vi consiglio magari di andare a vedere, perché veramente vi dà un quadro. E perché sono così importanti? Perché questi angeli sono all'interno del passaggio simbolico che stiamo facendo, rappresentato nella Bibbia dai versetti 14 del capitolo 14 dell'Esodo, da dove vengono estratti i nomi dei 72 angeli. E siccome a breve partirà un mini corso di 3 serate in cui proprio parlerò, spiegherò cosa sono, cercherò di farvi vedere l'importanza, da dove derivano, come connettersi a questi angeli, io vi invito veramente a prendere in considerazione di approfondire o con me o con qualcun altro questa conoscenza, ma di questi 72 angeli della Cabala. E se volete, appunto, potete andare in questo canale, c'è la presentazione di questo corso, vi metto in sovrimpressione anche il video. Perché al di là della
del fatto che c'è questa opportunità che poi è nata, cioè mi è stata proposta, io ho accettato l'invito, non mi ricordavo nemmeno che c'era questa cosa, però credo proprio che sia, sono noi, sono dentro di noi, quindi ci stanno aiutando a disidentificarci dalla materia, quindi ritengo che siano fondamentali questo passaggio. Ecco, mi sembra di aver detto tutto, tanta roba per quanto riguarda l'astrologia. E quindi la saggezza del Giove che ci connette alla visione che si connette al cuore e non solamente scientifica, perché la scienza solo scientifica crea i mostri dell'ideologia e questo noi non lo vogliamo, perché noi ormai non siamo più nelle epoche passate, il 1900 è stata l'epoca dei dittatori, questi sono solo gli rigurgiti di questa cosa, quindi noi siamo tanti che stiamo accendendo la nostra lampadina, quindi Giove è fondamentale in questo passaggio e quindi connettiamoci alla sua energia con la fiducia. Giove è la fiducia che ci dice guarda, ci sono anche le angeli che ti sostengono ed è un processo voluto dal cosmo. Più di così io non so cosa dirvi. Vi ringrazio, poi se avete voglia, perché veramente ci sono delle cose bellissime per quanto riguarda i numeri, potete vedere anche l'approfondimento dei numeri, dove ci sono proprio degli indizi che mi sono arrivati come bigliettini sul percorso. Grazie.